Ciao ragazzi, oggi voglio parlarvi un po' della mia storia e di tutto quello che mi ha portato ad approdare su YouTube nel 2020. Principalmente sono sopra YouTube per fare video tutorials sul mondo dell'audio, del mix e del mastering, e lo faccio semplicemente per cercare nuovi orizzonti. Quindi, in linea di massima, sono qui per farmi conoscere e per fare nuovi clienti. Ma voglio spiegarvi il perché di questa decisione, e per farlo dobbiamo partire un po' da quella che è stata la mia storia. Io sono sempre stato attirato ed incuriosito dalle arti in generale. Mi è sempre piaciuto disegnare, avevo questa vena artistica già da piccolo, già dall'asilo, dalle elementari, si vedeva che disegnavo un po' meglio, diciamo, della media, dei miei compagni, no? Mi piaceva disegnare, mi piaceva l'arte. Già a 10, 11, 12 anni iniziai ad ascoltare la prima musica che mi attirava, che mi incuriosiva, e questi erano il punk californiano dell'epoca, fine anni 90, inizi anni 2000, che vedevano i loro massimi esponenti in Blink-182, Offspring e via dicendo. Blink-182 e Offspring sono le mie due band preferite che praticamente ci sono cresciuto assieme. Le ascolto ancora adesso queste due band perché mi piacciono e mi ricordano i tempi che furono, no? Ed è così che a 12 anni iniziai a suonare per la prima volta la chitarra. Era una chitarra classica, in realtà è questa che ho qui dietro alle mie spalle, la Yamaha classica elettrificata, la PX. È proprio questa che ho qui dietro alle mie spalle. Suonai da autodidatta per qualche anno, per 4-5 anni circa. Poi a circa 16-17 anni iniziai a prendere proprio lezioni di chitarra da un maestro. E da lì, diciamo, è iniziata la mia carriera da musicista, che è durata fino a poco tempo fa. In realtà ancora adesso suono, ma suono più per passione, qui nel mio studio. Non ho più tempo di affrontare progetti musicali con band, quindi il musicista, il chitarrista l'ho fatto per un periodo di circa 10 anni probabilmente. E in questi 10 anni, tra 20 e 30, grosso modo, l'ho passato anche studiando. Quindi alla fine delle superiori, un anno dopo che mi ero diplomato, mi iscrissi in Accademia di Belle Arti. E lì l'indirizzo era Arti Multimediali, chiamato Media Art. E lì ho affrontato un po' tutti i media dell'arte, quindi mi sono avvicinato alla fotografia, mi sono avvicinato alla grafica e mi sono avvicinato anche al video, al montaggio video. Purtroppo l'accademia che ho frequentato era veramente pessima, purtroppo sì, era di un livello abbastanza basso. I corsi non erano un granché, quindi se volevi imparare le cose, potevi prendere solo gli stimoli e poi dovevi vedere tu come fare. La cosa buona è che incontravi tante persone che erano brave in quello che facevano. Alcuni professori lo erano, ma soprattutto io intendo i ragazzi che erano lì. Alcuni erano veramente molto bravi, alcuni invece pochissimi erano geniali. E se tu avevi la voglia di imparare, potevi frequentare queste persone e imparavi tanto. Io ho imparato la fotografia grazie ai ragazzi che frequentavano i corsi con me e che erano appassionati di fotografia. Anche se ho fatto in accademia un corso di fotografia, purtroppo lì non ho imparato niente, ho avuto solo qualche input, qualche stimolo, ma ho imparato dai miei compagni, dai miei colleghi che studiavano con me. Lì ho approcciato anche i primi video, anche se purtroppo non ci hanno insegnato molto, ma come al solito venivi un po' stimolato e poi dovevi fare da te. Però è stato un grosso percorso formativo che mi ha portato a conoscere gente e che mi ha portato poi anche ad appassionarmi a quello che era il mondo della musica in maniera più tecnica. Quindi lì mi sono iniziato ad appassionare anche di audio, di difonia e di home recording praticamente. Era proprio il 2010 che comprai la mia prima scheda audio, era già un anno che facevo l'Accademia di Belle Arti e suonando, mi piaceva proprio l'idea di potermi registrare e poter creare musica e registrarla e metterla sopra un supporto ed ascoltarla. Ed è proprio lì che ho preso la mia passione per questo mestiere. Quindi poi nel 2012, quando finii l'Accademia, tempo un anno, mi iscrissi anche in conservatorio. L'anno che mi iscrissi in conservatorio era quello accademico 2013-2014 e lì praticamente ho studiato per diventare tecnico del suono. Lì c'è proprio il diploma a indirizzo musica elettronica che potevi fare o musica elettronica oppure potevi frequentare musica elettronica con indirizzo a tecnico del suono. E io ho fatto quest'ultimo qui. Ci ho messo 3-4 anni per diplomarmi e è stato veramente un grosso percorso formativo. Devo dire che il conservatorio che ho frequentato è veramente uno dei migliori conservatori che si possono frequentare per fare musica elettronica. E qui ho imparato veramente tanto sulla teoria del suono, sulla fonia, sulla psicoacustica, sopra l'acustica
in generale, sopra l'elettroacustica, e soprattutto ho imparato molto bene a fare mastering con tecniche che probabilmente si imparano solo lì, sono in quel conservatorio, e che di conseguenza potete imparare seguendo me sopra YouTube. A parte il mastering, ho imparato anche a mixare, ho imparato alcune tecniche fondamentali, alcuni concetti fondamentali su come magari gestire i reverberi in un mix. Questo è molto importante, c'è il suono diretto, le prime riflessioni, il reverbero stesso, e vanno conosciuti bene come funzionano questi proprio nel mondo reale, nella fisica acustica. Una volta che impari questo concetto, poi mixando riesci a ragionare in maniera diversa, a contestualizzare bene i mix a livello proprio spaziale, a livello sonoro, come non tutti magari riescono a fare. Nel periodo del conservatorio ho iniziato ad avvicinarmi anche a quello che era tutto il mondo del live, sia come musicista che già suonavo da qualche anno prima che iniziavo il conservatorio, ma soprattutto come tecnico. Proprio nel 2015, a Ferragosto, feci la mia prima data da tecnico del suono live, e fu un'esperienza molto bella e formativa, e mi resi conto che studiare faceva proprio la differenza, perché senza esperienza nel settore del live riuscii veramente a fare un buon lavoro, essendo proprio la mia prima data. E nel corso degli anni, facendo il fonico live, mi sono reso conto che aver studiato in conservatorio e aver appreso alcuni concetti, aver frequentato alcune figure importanti del settore, alcuni professori che hanno lavorato magari anche a livello internazionale, ebbene tutto quel bagaglio culturale coltivato lì in conservatorio mi ha permesso di fare il tecnico live in maniera veramente ottimale. E il tecnico del suono live l'ho fatto fino al 2020, fino al Covid. Per 5 anni devo dire ho fatto veramente tante date, ho fatto tante esperienze, mi è capitato anche di lavorare con nomi un po' più importanti. Lo studio l'ho iniziato a mettere su dal 2010 in su. Nel 2012 l'avevo acchittato in maniera discreta per fare i primi lavori, e a riguardo c'è un video in cui parlo del mio studio proprio dall'inizio fino ad oggi, dove si vede proprio tutta l'evoluzione e spiego i vari step che ho passato. Vien da sé che facevo varie cose, facevo il musicista, il tecnico live, il tecnico da studio. In più anche ho studiato in questi anni, no? Quindi diciamo che dal 2010 al 2020 ho fatto queste quattro cose. Le ho fatte dividendo il tempo che avevo in queste quattro attività praticamente, no? Quindi non potevo concentrarmi per bene su un unico settore, su un'unica cosa. Quindi poi nel 2020, quando è venuto il Covid e che mi sono fermato di fare tutto, in quell'anno ho un po' ragionato e ho deciso di lasciare perdere tutto. Ho lasciato perdere di fare il musicista, ho lasciato perdere di fare il tecnico live, e ovviamente già non studiavo più perché avevo finito nel 2018, mi sembra. E quindi ho deciso di concentrarmi appieno solo su questo, sullo studio e sul mix e il mastering, magari facendo anche consulenze e magari iniziando anche ad insegnare. Ho deciso anche di aprire il canale YouTube. Infatti il mio canale YouTube, quello principale, CRM Studio, l'ho aperto esattamente il 14 febbraio 2020. Tanto è vero che YouTube mi ha aiutato a raggiungere nuovi clienti e mi sto trovando molto bene, quindi questo è quello che voglio fare. Questo è il motivo che mi ha spinto a fare YouTube. E YouTube, per farti conoscere, secondo me è lo strumento migliore, ma in generale i social. Però proprio nello specifico, fare e utilizzare lo strumento YouTube, questo media, se lo si utilizza bene, ti permette veramente di farti conoscere e ti aiuta a fare carriera, e questo è il vero scopo che mi ha portato a fare lo YouTuber.